Lilli Gruber, Lilli Gruber, Maria Elena Boschi, Maria Elena Boschi, Scintille, tra la Lilli Gruber e Maria Elena Boschi, perché Lilli Gruber ha detto che non capisce ciò che dice Maria Elena Boschi. Insomma, io la notizia non l'ho vista, ascoltata in TV, come al solito l'ho letta sui giornali, ne parlano tutti i giornali, anche il Corriere della Sera. Scintille, scintille, perché Lilli Gruber chiede a Maria Elena Boschi, Maria Elena Boschi, Giglio Magico, Italia Viva, Matteo Renzi. E Lilli Gruber chiede a Maria Elena Boschi: ma perché voi di Italia Viva state facendo delle storie sul MES? Dite che voi non siete d'accordo, state mettendo i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. E Maria Elena Boschi replica Maria Elena Boschi, e Lilli Gruber dice di nuovo: ma com'è che voi di Italia Viva prima eravate del PD, quando avete formato il governo, voi Maria Elena Boschi, Matteo Renzi, eccetera, voi stavate nel PD. Poi siete usciti e avete fatto Italia Viva, Matteo Renzi ha fatto Italia Viva. Ma adesso a che gioco state giocando? Perché continuate a mettere i bastoni fra le ruote al governo di Giuseppe Conte? E Maria Elena Boschi dà le sue spiegazioni, no? Dice: noi non siamo d'accordo su queste questioni, e noi adesso non siamo più del PD, noi siamo Italia Viva. Italia Viva. E allora Lilli Gruber si arrabbia perché non capisce. Lilli Gruber dice che tu, Maria Elena Boschi, non fai capire agli italiani com'è la situazione. Senti, Lilli Gruber, la situazione te la spiega Serafino Massoni, capito Lilli Gruber? Te la spiega Serafino Massoni, che è autore di quest'opera storico-mitologica, che spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. La spiego io, Lilli Gruber. Se non l'hai capita dalla bouche, dalle parole della bella Maria Elena Boschi, te la spiega Serafino Massoni. Semplice, molto semplice. E Matteo Renzi, diciamo così, Giglio Magico di Fiorenza, sono usciti dal PD, perché nel PD c'erano delle incomprensioni tra il PD nella sua maggioranza e Matteo Renzi e i suoi compagni e compagni. Sono usciti dal PD e hanno fondato un partito. Dov'è la stranezza? Dov'è la stranezza? Lilli Gruber. Questo partito rivendica una propria autonomia decisionale. Se no, che partito è? E in ogni caso, sappi, Lilli Gruber, che non ci si mette a fare tutte queste discussioni con una bella donna come Maria Elena Boschi. Ma non lo vedi quanto è bella Maria Elena Boschi e Lilli Gruber? Mai, mai, mai discutere, mai discutere, mai arrabbiarsi con una bella donna, capito, Lilli Gruber? Hai perso la pazienza, Lilli Gruber. Ma tu la pazienza la ritroverai se questa mia opera leggerai, Lilli Gruber. Cara Lilli Gruber, fammi pervenire il tuo preciso recapito postale ed io ti farò pervenire a mie spese una copia di questa mia opera storico-mitologica. Va bene, Lilli Gruber? E non arrabbiarti più con la bella Maria Elena Boschi, ok? A te, Lilli Gruber, a Maria Elena Boschi, al governo, a tutti voi, tanti
Tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.